Ciao, questo è l'esercizio numero 7 del mio metodo Easy Slap. Dobbiamo allenare il pollice, quindi lo faremo lavorare su tre corde diverse. Partiamo dalla corda di Re al tasto 7, andiamo a prendere la nota La, poi Sol, La, Sol, Mi, Re. Quindi corda di Re, La e Sol. Con dito 4 e 1 oppure 3 e 1, scegli tu. Quindi Mi, Re, corda di La, tasto 7, 5. Sono ottavi. Poi facciamo La, tasto 5, corda di Mi, tasto 7, corda di La, e Sol, tasto 5, corda di Re. Fino a qua erano tutti ottavi, il Sol è un quarto. 1, 2, 3 e 4. Seconda battuta uguale, La, Sol, Mi, Re. E poi anziché scendere sul La, andiamo sul Do naturale, al tasto 3, corda di La, per due quarti. Seconda battuta quindi. Facciamola lenta tutta. Lavorare su tre corde diverse col pollice non è facilissimo, infatti bisogna essere abbastanza precisi. Io poi tendo sempre ad appoggiare un pochettino il palmo sulle corde che non suonano, in particolare la corda di Mi. Questo per evitare qualunque vibrazione che potrebbe uscire e dare fastidio. Vi è anche una variazione con un pluck sul Do, infatti la seconda battuta, la seconda volta viene fatta come. Quando arriviamo sul Do, anziché tenere un Do da due quarti, Do, strappiamo la sua ottava superiore al tasto 5, corda di Sol. E poi abbiamo un altro pluck in levare di sedicesimo sempre su questo Do. Quindi questa seconda battuta con variazione uscirà. Grazie per aver visto il video, mi raccomando se ti va metti un mi piace, dai un'occhiata ai miei lavori in ebook, li trovi sullo slap, sul blues, double thumb e molto altro. A presto, ciao, al prossimo video.